I ritratti di Filippo V di Borbone ed Elisabetta Farnese sono emblematici nella collezione alberoniana, non solo perché ebbero una parte molto significativa nella vita e nella carriera della cardinale, ma anche perché per un breve periodo furono estremamente influenti anche nella storia europea. Elisabetta Farnese, in particolare, regina italiana di Spagna, grazie ad una accorta politica matrimoniale, a una ponderata azione diplomatica e a una buona dose di spregiudicatezza, riuscì a porsi al centro d'Europa e a collocare i propri figli e le proprie figlie nelle maggiori corti europee. I due ritratti sono stati realizzati entrambi nel 1715 da due pittori genovesi, Giovanni Maria delle Piane per Elisabetta Farnese e Nicola Vaccari per Filippo V di Borbone. Filippo è stato ritratto all'aperto, sullo sfondo è possibile intravedere un campo di battaglia, probabilmente alludente alla campagna militare condotta dal sovrano per vedere riconosciuti i propri diritti di successione sul trono spagnolo. Indossa un'armatura ageminata, il bracciale della cubitiera del braccio destro reca inciso un leone, probabilmente il bracciale a sinistro avrà avuto incisa la torre per ricordare i regni di Castiglia y León, dalla cui unione è nato lo Stato spagnolo. Ma non c'era nulla di spagnolo in Filippo V, che era un nipote del Re Sole, Luigi XIV, dunque era un principe francese diventato re di Spagna. Per questo lo vediamo indossare le insegne degli ordini cavallereschi più importanti di entrambi gli stati, il collare del Toson d'Oro per la Spagna e il nastro azzurro dell'ordine dello Spirito Santo per la Francia. Anche Elisabetta tiene fra le mani un nastrino del medesimo colore. La successione al trono spagnolo non era stata lineare. Filippo era stato nominato erede dall'ultimo sovrano spagnolo, Carlo II d'Asburgo, in quanto era suo pronipote, ma anche Carlo VI d'Austria rivendicava la successione al trono. Ne era nata una guerra, la cosiddetta guerra di successione spagnola. Gli eventi che hanno condotto al matrimonio fra Filippo e Elisabetta sono noti. Cerchiamo di capire cos'è accaduto dopo l'arrivo di Elisabetta in Spagna. Elisabetta è la seconda moglie di Filippo, che prima era stato sposato con Maria Luisa Gabriella di Savoia. Da questo matrimonio erano nati 4 figli maschi, anche se soltanto 2 raggiunsero la vita adulta. Quando Elisabetta arriva a corte, Luigi, il primogenito, ha 7 anni, Ferdinando, l'ultimo, ha circa 1 anno. Lei però non si è mai interessata di questi bambini, cercando anzi di isolarli, soprattutto nel momento in cui diventò lei stessa madre. Questo suo atteggiamento ha generato attorno alla sua figura un clima di sfiducia e una sensazione anche di negatività che poi ha accompagnato Elisabetta per tutto il resto della sua vita. La storiografia ha interpretato negativamente questo atteggiamento fino agli anni 60 del Novecento. Attorno a Ferdinando, che poi successe effettivamente al padre, si era creato un gruppo ostile alla regina, che ha contribuito ovviamente a permanere di questa opinione negativa. Le si imputava di avere preso il sopravvento su Filippo, approfittando anche dall'aggravarsi delle sue condizioni di salute e di avere concentrato tutta la sua azione sulla politica internazionale nell'intento di appagare la sua smodata ambizione e di collocare i propri figli sui troni d'Europa. Le si imputava quindi di avere praticamente messo a soqquadro l'Europa per sistemare i figli e si imputava inoltre di avere trascurato la politica interna e di aver dimenticato i rapporti con le colonie. Negli ultimi anni la figura di Elisabetta è stata notevolmente rivalutata. Diciamo che alcuni studi hanno osservato con maggiore imparzialità la sua azione, restituendole dignità e spessore. Ma quali furono queste guerre? Naturalmente nel 1717 la guerra cosiddetta della Quadruplice Alleanza.
nella quale ebbe una parte significativa anche il cardinale Alberoni e il cui esito sfavorevole ne causò la cacciata dalla Spagna. Successivamente, fra il 1733 e il 1735, la Spagna venne coinvolta nella guerra di successione polacca, dalla quale ottenne nuovamente i regni di Napoli e della Sicilia. L'ultima guerra, fra il 1743 e il 1748, fu la guerra di successione austriaca, grazie alla quale Filippo poté tornare ad occupare il trono del Ducato di Parma e di Piacenza. Certamente Elisabetta, come ultima dei Farnese, si sentiva investita del ruolo di erede del Ducato di Parma e Piacenza e del dovere di trasmetterlo alla propria famiglia. E questo valeva anche per il Granducato di Toscana, al quale poteva ambire grazie alla sua bisnonna Margherita di Savoia. E quindi la smodata ambizione di Elisabetta in realtà aveva delle solide basi giuridiche. Per quello che riguarda invece Napoli e la Sicilia, erano già stati in precedenza territori spagnoli ed erano stati persi in seguito alle decisioni dei trattati di Utrecht del 1713 e del trattato di Rastad del 1714, che avevano stabilito che il diritto di successione di Filippo V di Borbone al trono spagnolo poteva essere ratificato soltanto a condizione che egli rinunciasse a tutti i territori spagnoli in Europa. Quindi i Paesi Bassi meridionali, Milano, una parte del Mantovano e la Sardegna erano passati a Carlo VI d'Austria, la Sicilia e il Monferrato ai Savoia e poi l'isola di Minorca e Gibilterra all'Inghilterra. Questo vuol dire che addirittura si era generata un'enclave inglese in territorio spagnolo. Si trattava di un'onta che la nuova dinastia sovrana desiderava rimediare il più rapidamente possibile. E quindi certamente le ambizioni e i desideri di Elisabetta in quel momento andavano a coincidere con quelli che erano anche i desideri degli spagnoli. Inoltre, i trattati di Utrecht e di Rastad avevano reso insoddisfatti non soltanto gli spagnoli, ma anche gli altri, in particolare l'Austria. E quindi tutte le guerre che si succedettero nei decenni successivi, in qualche modo, vennero generate da questa insoddisfazione. Il grande ritratto di famiglia, realizzato dal pittore francese Van Loo nel 1743, ci mostra tutta la famiglia riunita. È presente anche Ferdinando VI, quindi l'ultimo sopravvissuto dei figli del primo matrimonio, e poi ci sono anche le figlie e le nuore. Osservando questo ritratto è veramente possibile vedere come la politica di Filippo V ed Elisabetta Farnese abbia portato la propria famiglia in contatto con le principali casate europee. Partendo da sinistra, la prima fanciulla che vediamo ritratta è Anna Maria Vittoria, che ebbe un destino abbastanza curioso. A 3 anni venne fidanzata con Luigi XV, il futuro re di Francia. Essendo però troppo giovane, dopo soltanto 2 anni venne rispedita a casa. Successivamente, a 11 anni, si sposò con Giuseppe I, il futuro re del Portogallo. Accanto a lei ci sono i principi delle Asturie, i futuri eredi al trono, Barbara di Braganza e Ferdinando VI. Ferdinando indica verso il proprio padre, Filippo V di Borbone, che nel 1743, a 60 anni, ma appare molto provato dalla malattia. Fra Filippo V ed Elisabetta Farnese vediamo il loro figlio maschio più giovane, il cardinale infante Luigi. Luigi detiene il record di cardinale più giovane della storia, visto che su grandissima pressione della madre, Clemente XII lo nominò cardinale a soli 7 anni. Ebbe il titolo di primate di Spagna, arcivescovo di Toledo, ma in realtà non partecipò mai ad alcun conclave e a 27 anni, rendendosi conto della propria totale mancanza di vocazione, decise di tornare allo stato laicale, comprando poi una contea dal fratello Filippo. Subito dopo è possibile vedere proprio Filippo, futuro duca di Parma, e accanto a lui sua moglie, Louise Elizabeth, la delfina di Francia.
Dopo abbiamo Maria Teresa Raffaela, che sposò il figlio di Luigi XV. Purtroppo non divenne mai regina perché morì giovanissima di parto a 20 anni. Accanto a lei la sorella Maria Antonia Ferdinanda, che sposò Vittorio Amedeo III di Savoia e divenne regina di Sardegna. Successivamente vediamo la coppia dei re di Napoli. In questo momento loro sono già re di Napoli e quindi non sarebbero potuti essere presenti per posare per questo ritratto. Sono Maria Amalia di Sassonia e il futuro Carlo III. Ci sono anche le nuove generazioni. Le due piccoline in primo piano sono l'infanta Maria Isabella, che in realtà morirà a 6 anni, e poi Isabella, figlia di Felipe, e Louise Elisabeth di Francia. Lei sposerà l'arciduca Giuseppe, figlio di Maria Teresa d'Austria e futuro imperatore. Quindi avete visto che direttamente o indirettamente in questo ritratto sono presenti le maggiori casate europee. I personaggi sono disposti in maniera tale da generare come fulcro del dipinto la figura di Filippo V, ma in realtà lui gira il viso verso la moglie. Ed è lei che tiene il braccio sinistro posato sul cuscino sul quale è stata posta la corona di Spagna. Filippo indossa il solito nastro azzurro dell'Ordine dello Spirito Santo, ma è Elisabetta ad essere avvolta nel manto rosso con i gigli ed i simboli di Castiglia e León.